Negli ultimi 30 anni, i ricercatori hanno compiuto molti sforzi per comprendere le capacità mentali dei bambini. Le loro scoperte sono sorprendenti. Come ogni giorno, un ricercatore francese, il dottor Frank Rameau, visita il reparto maternità dove si trova il soggetto dei suoi studi. Allora, la piccola Laura è pronta per l'esperimento? È ancora un po' addormentata. Si sta svegliando un po' alla volta? Allora, andiamo. La passione di Frank è il linguaggio dei bambini. Oggi è la piccola Laura di appena 3 giorni che farà progredire la scienza. Desiderosi di conoscere le capacità della loro progenie, i genitori hanno accettato di sottoporsi a un insolito esperimento. Allora, ci siamo. La scopro un pochino. Vediamo gli occhi. Hai fatto bene a non disturbarla. Sei stata saggia. Perfetto. L'esperimento si svolge in una sala insonorizzata. Già al momento della nascita, un neonato riconosce la sua lingua madre. Qui è tutto nuovo per te. Tu non conosci i nostri laboratori. Ma in più, riesce anche a distinguere 2 diverse lingue straniere. Nella tettarella è incorporato un sensore. Se Laura stringe forte, è perché sta ascoltando il giapponese. Frank abbassa il volume. Presto Laura si rende conto che il cambiamento dipende dalla sua bocca. Dopo qualche minuto si rilassa e stringe le labbra in modo più dolce. Frank allora passa all'inglese. Reazione immediata di Laura, che di nuovo serra le labbra con energia. È la prova che il neonato comprende la differenza tra il giapponese e l'inglese. Sappiamo che già alla nascita i neonati riconoscono la loro lingua madre e anche che sono in grado di distinguere 2 lingue straniere. Per esempio, un neonato che ascolta il giapponese e l'inglese comprende che non si tratta della stessa lingua, altrimenti sarebbe confuso e non potrebbe fare progressi nell'apprendimento. Noi invece abbiamo la prova che i neonati bilingui non sono affatto confusi. Riescono gradualmente a imparare le diverse lingue perché sono capaci di percepire in modo ben distinto le differenze. Ma cosa permette ai neonati di differenziare le lingue? Per scoprirlo, ecco un altro esperimento, questa volta con la collaborazione di Hélène, una bambina di 3 mesi. Rispetto a un neonato, ha imparato ancora più rapidamente il meccanismo di comando basato sulla tettarella. Stiamo ascoltando il turco. Le parole non sono distinguibili. Rappresentano l'intonazione generale, il suono della lingua. Risultato? Hélène dimostra di capire molto bene la diversa intonazione della sua lingua madre, il francese, e del turco. Se modifichiamo una lingua e la filtriamo lasciando solo le frequenze più basse, ci rendiamo conto che anche così i piccoli sono capaci di distinguere la lingua madre da quella straniera. È dunque grazie all'intonazione che i bambini differenziano le lingue. È una capacità naturale che abbiamo alla nascita e dunque non viene insegnata, ma fa parte del nostro patrimonio genetico. Sappiamo che i neonati nascono con una predisposizione naturale per il linguaggio, come ad esempio avviene per il movimento. Non c'è bisogno di insegnargli a spostare i piedi uno dopo l'altro. Un bel giorno il bambino inizia a camminare. La parola è la stessa cosa. Non si insegna ai bambini a parlare, sono loro che cominciano a parlare da soli. Ugo, che fai? Ti guardi intorno? Sai ora che facciamo? Mettiamo un bel cappellino sulla testa. Eh sì, un cappellino con decine di elettrodi per poter registrare un elettroencefalogramma, per cercare di interpretare cosa passa per la testa al piccolo Ugo. Rassicuriamoci, non fa alcun male. E poi la mamma è al suo fianco. Per spingere Ugo a collaborare, il monitor diffonde immagini colorate. Ma l'oggetto dell'esperimento è la reazione ai suoni trasmessi insieme alle figure. Il cervello reagisce all'ascolto di ogni diversa sillaba. L'elettroencefalogramma evidenzia quali regioni del cervello sono sollecitate, ma l'attività è diversa quando si passa da ga a ba. A provare che il cervello di Ugo riconosce bene la differenza fra le 2 sillabe.
Nei primi mesi di vita il bambino apprende le caratteristiche della lingua madre, impara i suoni, le sillabe che si utilizzano nella sua lingua. Queste sillabe possono essere molto diverse da un idioma all'altro, apprende l'intonazione e verosimilmente attiva delle regioni molto precise del cervello. Quindi, anche se forse lo sapevamo, i bambini imparano di giorno in giorno. E questo vale anche per la vista. Contrariamente a quello che si pensava, i neonati non vedono così male. A 2 giorni sono capaci di riconoscere il viso della madre. A 5 settimane si interessano a tutto ciò che avviene intorno a loro in un raggio di 2,5 metri. I ricercatori del Centro francese di ricerca scientifica lo hanno scoperto con questo sistema. Seduto sulle ginocchia della madre, il bebè fissa uno schermo sul quale scorrono delle fotografie. Intanto è ripreso da una telecamera. I ricercatori possono così osservare il suo sguardo e valutare il livello di attenzione. Molto presto il bambino fa meglio del computer. Una volta memorizzato un volto, è capace di riconoscerlo in qualunque angolo si presenti. Questo vuol dire che una parte di cervello che pensavamo si attivasse solo verso i 2 o 3 mesi in realtà funziona parzialmente già alla nascita. Il lattante manifesta interesse e attenzione verso qualunque cosa avvenga di nuovo intorno a lui, una capacità che è fondamentale per ogni apprendimento. I primi giorni, il bebè è dunque una straordinaria macchina per apprendere. Poliglotta, fisionomista. Dietro questo sguardo innocente, il bambino possiede in realtà delle capacità che non finiscono di stupirci.